Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa del film Un giorno questo dolore ti sarà utile. Vi presento subito gli ospiti qui sul palco. Alla mia sinistra in fondo il produttore Ron Stein per Four of a Kind Production, Cecilia Palmarano per Rai Cinema, Ella Ferri per Jean Vigo Italia, Elisa, interprete delle musiche, Milena Cannonero in veste di produttrice, Steven Lang, interprete, Deborah Ann Waugh e il regista e sceneggiatore Roberto Faenza. Ci sono già delle mani alzate, allora una domanda lì, prego. Sì, buongiorno, avevo alcune domande per Elisa subito, sono qui, eccomi. Allora, volevo innanzitutto sapere chiaramente come è nato questo progetto, come sono nate queste musiche, a cosa si è un po' ispirata, se Roberto Faenza le ha dato delle indicazioni precise, ecco, capire un pochino come è nato il progetto musicale. Poi chiaramente ero curiosa di sapere se questo connubio Elisa Cinema è qualcosa che continuerà, che le interessa sperimentare, se ha progetti in cantiere su questa strada. E poi l'ultima doverosissima domanda e poi la lascio, è a Roma, il Festival Internazionale di Roma, che impressioni ha di questa atmosfera, di questo festival? Grazie. Ok. Dunque, credo sia, intanto vorrei chiarire una cosa fondamentale. Io sono stata coinvolta in questo progetto diciamo a livello canoro, cioè sono proprio interprete, quindi adesso, siccome per un imprevisto purtroppo Andrea Guerra non può essere con noi ora, ma speriamo ci possa raggiungere poi nel corso della giornata. Andrea Guerra è l'autore di tutta la soundtrack, tutta la colonna sonora per questo film. E diciamo che è stato il mio pilota all'interno del viaggio, insomma, di brani che ho cantato, che sono 5, 6. C'è stato un contatto abbastanza profondo con Michelle von Buren, che è la persona che ha scritto le liriche, i testi di queste canzoni. Michelle si è basata moltissimo sul personaggio principale del film, e quindi diciamo che il mio contatto con il regista Roberto Faenza è stato diciamo indiretto in questo caso. Ho cercato di tradurre al meglio quello che mi chiedeva, insomma, Andrea, e di interpretare al meglio le liriche di Michelle. È la prima volta che mi trovo a partecipare a così tante canzoni senza scrivere niente, cantarle e basta. Mi è piaciuto moltissimo il suo stile. È stato molto anche interessante fare un po' da protettrice, madrina protettrice, come una specie di voce interiore del ragazzo, e da questo punto di vista è stato molto bello. L'impressione che ho su questo Festival di Cinema: sono giovani, insomma, sono appena arrivata, sono piombata un po' qui, quindi non passerei la parola a chi lo conosce meglio di me. Grazie. Allora, c'è una domanda lì, prego. No, arriva da lì. Allora, io avevo due domande per Faenza. La prima è il piacere e la responsabilità di trasporre un libro così amato sia da questa parte che dall'altra parte dell'oceano. E la seconda cosa, a un certo punto il protagonista del film dice: ma cosa avete, che cosa c'è di speciale in questa normalità? E volevo sapere se appunto questa
diciamo, lei vede il protagonista e quindi l'intero film anche un po' come un campione, un eroe un po' stropicciato del contro l'omologazione. Grazie. Dunque, ma io penso che quello che mi ha motivato a raccogliere questo racconto è proprio il contrasto che c'è tra il mondo degli adulti, diciamo il mondo del passato, e il mondo dei giovani, il mondo del domani, del futuro. Ora, questo ragazzo è visto dal mondo degli adulti come un disadattato, come un diverso, appunto, che pensano addirittura che vada guarito e curato. E in realtà è un ragazzo che non vuole seguire il tragitto di quelli che gli stanno attorno, non vuole diventare famoso, non vuole arricchirsi, non vuole compromettersi, non vuole essere cloroformizzato, non vuole essere plagiato. Allora tutti lo vedono come un diverso, ma è un ragazzo tutto sommato normalissimo, sono gli altri che non sono normali. In questo senso credo che l'attualità di questo romanzo, di questo racconto, stia proprio nel fatto che il mondo del passato è un mondo che sta veramente andando a rotoli, lo vediamo tutti i giorni, proprio anche in queste ore, mentre il mondo del domani è un mondo che va completamente ricostruito, proprio reinventato. Ecco, James interpreta un domani di cui non ha nessuna certezza, ma ha soltanto la certezza che non vuole perpetuare il cammino del mondo degli adulti. E in questo senso io mi identifico molto in questo ragazzo, che peraltro penso che sia una specie di antesignano degli indignatos, perché è indignato di quello che gli sta attorno, della menzogna, del compromesso che gli sta attorno, e vorrebbe veramente, preferirebbe fare il calzolaio anziché andare a Wall Street a speculare sul cuore della gente. Non so se l'ho risposto. Sì. Grazie, eccomi, Caterina Masullo per il reggegnere, domanda per il regista. Chiaramente intanto, ovviamente, grazie per questo film, insomma, profondo, culto, sensibile come, direi, il protagonista. Un accostamento, non so se è stato mai fatto, a pochi giorni di distanza vediamo due film di grandi autori italiani che vanno a girare oltre oceano. Quindi quello di Sorrentino e questo film che abbiamo visto adesso, apparentemente sembrano dei film americani, o meglio, tra i migliori film indipendenti americani, come immagine, come confezione, come, anche come patina, se vogliamo, come naturalmente attori, eccetera. Però sono film profondamente europei. Volevo capire qual è la esportabilità di questi film nel mondo. Io sull'esportabilità forse potranno rispondere meglio i miei produttori. Io penso che non è la prima volta che un autore europeo o italiano si cimenta in territorio americano. Noi abbiamo avuto i grandi registi, Antonioni, Bertolucci, Leone, insomma siamo abbastanza abituati a non fare film soltanto italiani. Io ho avuto una grande fortuna. Questo qui è un film fatto dalle donne, cioè sono le donne che lo hanno messo in piedi, Elda Ferri e Milena Canonero. Poi ho incontrato un personaggio straordinario, Avi Kaufman, che è qui seduto in prima linea, che è forse la più importante casting che c'è in America, che mi ha messo in piedi un cast a cui io non avrei mai pensato di poter accedere. Non so, Deborah Wall è stupenda. Steven Lang, quando mi ha detto Steven Lang, ho detto: ma scusa, ma io non ho i soldi per pagare Steven Lang. E quando mi ha detto Ellen Burstyn, ho detto: ma Ellen Burstyn non verrà mai. Insomma, quindi loro hanno messo in piedi questo film. E devo dire che io mi sono trovato sul set un regista quasi automatico, perché non dovevo fare niente. Era tutto pronto, tutto miracoloso, gli attori perfetti, per cui io ho detto a un certo punto: ma che sto a fare qua?